Grande Fratello, salta la prima coppia di quest'anno nel momento più inaspettato di tutti, dopo due mesi è già tutto finito. Anche quest'anno, nel Grande Fratello, l'amore è stato al centro di qualsiasi tipo di dinamica. In primo luogo, come non menzionare Perla e Mirko che hanno conquistato davvero numerosi telespettatori? I due hanno partecipato a Temptation Island lo scorso anno, si sono lasciati sotto ai riflettori e poi si sono messi con altre persone. Mai avrebbero immaginato che sarebbero riusciti a rinnamorarsi proprio nella casa del Grande Fratello, che è stato testimone del loro ritorno di fiamma. Infatti ora i due sono fuori dal programma, più felici e affiatati che mai, pronti a riprendere da dove avevano lasciato proprio un anno fa di questi tempi. Anche Greta, che lo scorso anno dopo Temptation Island aveva cominciato una relazione con Mirko, ha ritrovato la sua felicità. Infatti anche lei nella casa ha conosciuto una persona che ha cambiato tutto, ovvero Sergio, con cui ha iniziato una relazione che sta procedendo a gonfie vele. I due stanno passando l'inizio di questa estate insieme e sembrano determinati a rimanere insieme. Insomma, su di loro nessuno avrebbe scommesso un centesimo, e invece non potrebbero essere più felici di così. Anche Paolo e Letizia sono più affiatati che mai, stanno ancora insieme e si stanno godendo una estate meravigliosa all'insegna dell'amore. Avrete notato però, che non abbiamo parlato di Alessio e Anita. Ebbene sì, per loro invece, il discorso è totalmente diverso. Anita e Alessio sono stati l'ultima coppia nata all'interno della trasmissione, lei aveva già un fidanzato fuori a cui aveva dichiarato amore solo pochi giorni prima, ma la presenza di Alessio ha rimesso davvero tutto quanto in discussione, e per la prima volta in sette lunghi mesi, Anita si è ritrovata a perdere la testa per un ragazzo. A questo punto per lei è stato inevitabile decidere di mettere un punto alla sua vecchia storia e di lasciarsi andare tra le braccia di Alessio, un amore nato rapidamente sotto le telecamere che poteva sfociare soltanto in due cose, un colpo di fulmine o un fuoco di paglia. E purtroppo, considerato come sono andate le cose, oggi c'è stata la resa dei conti. Alessia e Anita mettono un punto alla loro storia. Rimarrà un ricordo bellissimo. Proprio in questi giorni, abbiamo visto Anita e Alessio ad Ibiza, in vacanza con i ragazzi con cui hanno partecipato al Grande Fratello. Lei ha anche festeggiato il suo 27° compleanno. Insomma tutto sembrava procedere a gonfie vele, ma è proprio da Ibiza che è arrivata una notizia inaspettata. Perché nonostante fossero in vacanza insieme, i fan più attenti non hanno potuto fare a meno di notare una certa distanza tra i due. Dunque, a questo punto, si sono ritrovati costretti ad annunciare la fine della loro storia. Hanno pubblicato uno scatto di loro due insieme nelle storie, una foto che hanno scattato proprio in queste ore ad Ibiza con i loro amici, e sui loro rispettivi profili hanno scritto: cari amici, qui per dirvi che io e Alessio abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini. Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi. Restano immutati l'affetto e la stima. Così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo, ha scritto Anita nelle sue storie. Per rispetto delle tante persone che ci seguono e sostengono, abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta, ma vi chiediamo di rispettare la privacy di questo momento. Non tutti quando si lasciano alzano il telefono e lo dicono al mondo, serviva anche a noi un momento per metabolizzare, purtroppo dai commenti abbiamo capito di non averne il diritto. Con grande rammarico. Non ci sono colpe, solo grandi consapevolezze. Infine siamo solo due ragazzi che si sono fatti del bene ed hanno fatto un pezzetto di strada assieme. L'importante è che entrambi siano felici. Vi abbracciamo forte tutti. A presto.